cliente è indispensabile che entri qui alla Luigi Bevilacqua, perché una cosa è vedere una stoffa manuale, una cosa è vedere come si produce una stoffa. Abbiamo lavorato per diversi stilisti che hanno scelto dei disegni dell'archivio storico, certi altri invece sono presentati qui con delle loro creazioni e noi abbiamo realizzato ciò che loro desideravano. Il disegno viene scannerizzato in una carta millimetrata. Ad ogni quadratino della carta millimetrata corrisponderà un buchino della piastra che li vedrete poi che useremo. Su queste piastre verranno appoggiati dei punzoni che verranno battuti e foreranno una scheda sottostante. Ad ogni buchino che si creerà corrisponderà un filo delle bobine che daranno il disegno. Le bobine possono variare dalle 400 alle 800 alle 1600 e quindi più bobine si hanno, più colori si possono ottenere, più sfumature quindi siamo in grado di realizzare nella stoffa che viene realizzata. Ogni millimetro di stoffa è formato da un cartone, anzi due, perché la nostra stoffa è realizzata con due ferri che vengono sormontati uno all'altro e con un aggeggio che noi utilizziamo per tagliare il filo e far sì che il filo venga aperto e venga creata il velluto. Allora, il velluto sopra lizzo è così particolare perché meccanicamente non si può realizzare. Nella stoffa in cui viene creato il velluto sopra lizzo si creano due livelli di altezze. C'è il livello base della stoffa e poi c'è un ricciolino, sopra c'è il velluto. Allora, come si crea? Nella lavorazione vengono passati due ferri. Il primo è questo, che è arrotondato, mentre il secondo è questo, che al suo interno ha una piccolissima scanalatura, attraverso la quale poi lo facciamo scivolare una piccola lametta. I fili che vengono tagliati formeranno il velluto, mentre i fili che sono avvolti in questo che è arrotondato formeranno il ricciolino. Il ricciolino sta sempre sotto al velluto.